Noi chimici del Montani desideriamo celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri con un approccio congiunto, scientifico ed artistico, attraverso una lettura chimica della Divina Commedia. Per ogni luogo del viaggio dantesco, la reattività chimica interpreta uno specifico aspetto culturale relativo alle anime che Dante ha collocato in quel posto ultraterreno, con effetti scenici che speriamo apprezzerete. Il nostro spettacolo vuole anche essere un elogio alla chimica. Le reazioni che abbiamo reso esteticamente affascinanti sono esempi di quelle utilizzate ogni giorno in miriadi di laboratori per salvaguardare l'ambiente e la salute umana, ma anche per costruire nuovi materiali cruciali per le avanzatissime tecnologie che sfruttiamo. Accompagniamo dunque Dante all'ingresso della Selva Oscura e scopriamo la chimica che non vi aspettate nella Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Nulla più di un odore ricorda una situazione vissuta, e allora noi chimici vi mostriamo di cosa è fatto l'odore della selva il cui ricordo spaventa ancora Dante. Pensate che con questo dispositivo abbiamo campionato le molecole profumate della macchia mediterranea. La tecnica che sfruttiamo è la SPME, che permette di catturare le molecole odorose e trasferirle nei nostri laboratori per le successive analisi. Tutti avete esperienza dell'odore di fumo che rimane nei capelli quando si esce da un ambiente per fumatori. I chimici hanno copiato questo fenomeno. Quest'ago contiene infatti una fibra estraibile che assorbe su di sé le molecole volatili e le può trasportare fino al laboratorio, dove esse possono essere analizzate attraverso la tecnica cromatografica, di cui riparleremo e che vi mostreremo all'ingresso del purgatorio. Da chimici ci piace spiegare che questo dispositivo sia utilissimo per descrivere a livello molecolare gli aromi di un vino, di un olio, ma anche per determinare se un giocattolo rilascia molecole pericolose per i nostri bambini, o se in un ambiente di lavoro l'aria contiene esalazioni pericolose. Il risultato dell'analisi del profumo della macchia mediterranea lo potete vedere nello schermo. Esso rappresenta l'impronta digitale molecolare dell'aria che Dante respirava impaurito nella Selva Oscura. Proseguiamo con Dante il viaggio fino a incontrare Dante Inferno. Gli ignavi. Virgilio invitava Dante a non considerarli. Infatti diceva: Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Ma noi disubbidiremo a Virgilio e ci soffermeremo su reazioni oscillanti che, come gli ignavi, sembrano non saper prendere una posizione. Questo misero modo tegno l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Guardate bene l'illustrazione di Cristoforo Landino. Le anime degli ignavi non possono entrare né in paradiso né all'inferno, perché non hanno scelto consapevolmente né il bene né il male. Essendo stati indecisi nella vita, secondo la legge del contrappasso, oscillano, correndo all'infinito dietro uno stendardo. Anche alcune reazioni sono oscillanti. Quella che vediamo è la reazione di Brig-Rauscher, il cui meccanismo è indicato nello schema. Voi vedete un cambiamento periodico di colore. La reazione è complicata, affascinante, ma molto utile. Le oscillazioni di colore sono possibili grazie ai radicali liberi provenienti dall'acqua ossigenata, che è stata aggiunta. Se introducessimo un antiossidante, cioè una specie chimica in grado di bloccare i pericolosi radicali liberi, le oscillazioni
cesserebbero per un po'. Dal tempo di inibizione, noi chimici possiamo determinare l'attività antiossidante di un'ampia gamma di campioni alimentari, cosmetici e ambientali. L'ignavia di queste reazioni è dunque preziosa in questi contesti. Dante e Virgilio procedono nel loro viaggio e giungono al limbo nel castello degli spiriti magni. Notiamo che fra i pagani virtuosi compaiono Averroè e Avicenna, filosofi cruciali per la conoscenza della materia. Con loro vi è anche Democrito, padre della teoria atomica, ripresa poi da Epicuro, che Dante però colloca fra gli eretici. Tale condanna ci sorprende e ne riparleremo quando arriveremo da lui, fra gli eretici, perché ora già avvertiamo il vento della passione che travolge Paolo e Francesca nel secondo cerchio, dove sono puniti i lussuriosi. Amor, tal cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'al nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Per la legge del contrappasso, i due amanti sono trasportati dal vento eterno, che simboleggia la forza del trasporto passionale. Paolo e Francesca sono puniti per il loro peccato di lussuria irrefrenabile, commesso mentre leggevano proprio questo romanzo di Lancillotto e Ginevra. I loro sguardi si incrociarono e si baciarono. Ricreiamo il vento della passione con ossigeno, nascente per l'ossidazione dell'acqua ossigenata, e con azoto liquido che viene lasciato evaporare. Il fluire di questo vento interpreta la compassione umana di Dante, che, tuttavia, non mitiga la colpa di Paolo e Francesca. Scendiamo ancora e nel quarto cerchio incontriamo gli avari e i prodighi. Tutti quanti forguerti, sì della mente in la vita primaia, che, con misura, nullo spendio ferci. Gli avari e i prodighi, rispettivamente, accumulano e sperperano ciò che la fortuna ha dato loro. Vengono puniti insieme perché non sono stati in grado di seguire il principio aristotelico della media aurea. La brama di guadagno materiale causa la corruzione, un vizio comune nella società, non solo nel XIII secolo. Se un avaro del 300 fosse catapultato nei giorni nostri, certo non verrebbe imbrogliato da alcun falsario, perché avrebbe a disposizione uno strumento per riconoscere le banconote false. Guardate! Nelle nostre banconote viene infatti inclusa una terra rara, l'elemento europio, capace di dare fluorescenza sotto i raggi di luce ultravioletta e permettere così di valutare l'autenticità della banconota. Un prodigo dantesco, invece, continuerebbe a bruciare soldi, ma sarebbe meravigliato nel vedere che se invece è un chimico a bruciare una banconota, essa può rimanere intatta anche dopo una grande fiammata.
Non è magia. La banconota immersa in una soluzione idroalcolica si inzuppa selettivamente di acqua. L'alcol che rimane all'esterno della carta moneta si incendia, ma la banconota bagnata no. Nel quinto cerchio, Virgilio fa incontrare Dante e Filippo Argenti, uno che, per dirla con parole povere, non gli stava molto simpatico, per i problemi di vicinato che sembravano anch'essi eterni. Tutti gridavano a Filippo Argenti e Fiorentino, spirito bizzarro, in sé medesimo si volvea codenti. Dante, forse vittima egli stesso di uno scatto d'ira, desidera che Argenti riceva un'ulteriore punizione. La rabbia esplode come potassio nell'acqua. La reazione è violenta, per cui la osserviamo in video. È una reazione di ossidoriduzione, in cui il potassio metallico cede i suoi elettroni agli atomi di idrogeno dell'acqua. Si forma idrogeno gassoso che con l'ossigeno dell'aria scoppia vigorosamente e ricrea nuovamente l'acqua. Quando vi arrabbiate, il cervello rilascia catecolamine, che sono neurotrasmettitori chimici. L'adrenalina e la noradrenalina forniscono al corpo energia extra per scatenarsi. La pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e la respirazione aumentano. I muscoli si contraggono e i vasi sanguigni si restringono, il che non è salutare. Ricordiamocelo dunque, possiamo essere contrariati o forse arrabbiati a volte, ma mai aggressivi. Dormiamo, facciamo sport, esprimiamo ciò che proviamo con calma ed educazione e così ci sentiremo certo meglio. Scendiamo ancora nell'inferno, fino al sesto cerchio, degli eretici e degli epicurei. Suo cimitero da questa parte hanno, con Epicuro, tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Ci fa riflettere il fatto che Dante collochi i padri della teoria atomica, Democrito ed Epicuro, in posizioni completamente diverse. Il primo lo abbiamo infatti incontrato nel limbo, fra i pagani virtuosi. Il secondo, a causa della sua dottrina del perseguimento del piacere, è punito in tombe ardenti. Nella colpa abbiamo mimato il fenomeno chimico che state per vedere. La colpa più grave di Epicuro non era riprendere la teoria atomica di Democrito e considerare la materia fatta di particelle uniche e indivisibili. La cosa davvero inaccettabile era considerare anche l'anima mortale, perché è fatta di atomi, come il resto del corpo. Considerazione da cui discese la sua filosofia edonistica, in contrasto con la filosofia greca e con la teologia cristiana. Secondo la legge dantesca del contrappasso, la punizione degli eretici consiste nel trascorrere l'eternità nelle tombe fiammeggianti. Il fenomeno che state vedendo è lo stesso che permette di osservare gli splendidi colori dei fuochi d'artificio nel cielo notturno, ma anche una fiammata verde in un camino acceso, se della carta stampata gettata sulle fiamme contiene del rame. Nella religione e nella filosofia, l'anima è considerata l'essenza immateriale di un essere umano.
La scienza riconosce l'anima come la firma sinaptica costituita da un complesso flusso elettrochimico dei neurotrasmettitori che vedete. La base molecolare della coscienza, del pensiero, dell'emozione cara ad Epicuro viene attualmente riconosciuta dalla più moderna neurochimica. Noi pensiamo, amiamo, speriamo, abbiamo paura, proviamo gioia e soddisfazione attraverso questi neurotrasmettitori che rappresentano dunque il ponte fra la materia e lo spirito. Essi rappresentano la base materiale delle emozioni, della mente, del sé. La neurochimica della coscienza ripete la visione dell'anima di Epicuro. Anche se la scienza può spiegare in parte come funziona la nostra mente a livello molecolare, qualsiasi ulteriore domanda sul sé va oltre il dominio della scienza. La versione di Dante nei confronti di coloro che erano interessati alla trasformazione della materia continua nella decima ed ultima bolgia dell'ottavo cerchio, dove incontra i falsificatori dei metalli e gli alchimisti. Fra essi vi è Capocchio, amico di Dante, bruciato per alchimia nel 1293. Gli alchimisti erano i maghi, per la legge del contrappasso, avendo in vita osato manipolare e dominare la natura, ora ne sono assoggettati, perché subiscono l'imperversare della pestilenza. Da sempre l'impotenza dell'uomo di fronte alla malattia ispira una visione di umiltà antiantropocentrica e in tempi di pandemia come quella che viviamo suggerisce una profonda riflessione. Ma nell'ultima bolgia delle dieci, me per l'alchimia che nel mondo usai, da nomi nos, a cui fallar non lece. Fingiamo, come facevano gli alchimisti, di trasformare il rame in argento e in oro. La reazione comporta l'uso di reattivi da usare sotto cappa. Dunque ve la mostriamo nel video registrato presso i nostri laboratori. Riconosciamo l'importanza dell'alchimia come forma prescientifica della chimica, poiché la curiosità circa la materia e le sue trasformazioni è stata cruciale per osservare nuovi fenomeni. E l'osservazione è il primo stadio di qualsiasi razionalizzazione scientifica. Se alla pandemia in atto si sta trovando un rimedio, è perché i chimici farmaceutici, come moderni alchimisti, continuano ad operare per invertire il corso degli eventi. In realtà, nella trasformazione che vedete, non c'è nulla di magico. Lo zinco si deposita su una moneta di rame che sembra così trasformarsi in argento e, ad alte temperature, rame e zinco formano la lega di ottone, che sembra oro. Canterò di quel secondo regno, dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. La salita di Dante al monte del Purgatorio passa attraverso sette cornici, associate ai sette livelli di purificazione dell'anima dai sette peccati capitali. La purificazione è un concetto chimico cruciale nella chimica ambientale, agroindustriale, alimentare, forense, farmaceutica e biomedica. Vi mostriamo un purgatorio chimico, che è una cromatografia ascendente. Dal colore scuro alla base, simboleggiante il peccato da purificare, nasceranno bande colorate, in ascesa, come le anime del purgatorio. Il termine cromatografia significa colore e scrittura, perché Zweig, un botanico russo, utilizzò questa strategia nel 1905, per la prima volta. La utilizzò per separare i pigmenti vegetali colorati.
Ogni separazione si basa sulle diverse affinità delle singole specie chimiche per due fasi immiscibili, la fase stazionaria cartacea e la fase mobile alcolica. La miscela di molecole messe in moto dalla fase mobile sale sulle fasi stazionaria conica. In questo caso possiamo usare i nostri occhi come rilevatori. Negli ultimi decenni si sono avuti enormi miglioramenti strumentali. La capacità di separare miscele complesse rende la cromatografia la tecnica più utilizzata nei laboratori di analisi, poiché essa permette di quantificare contemporaneamente innumerevoli sostanze diverse, con una sensibilità nell'ordine delle parti per miliardo. Ma i principi teorici sono gli stessi che stanno operando in questa separazione sotto i vostri occhi. Or ti piaccia a gradir la sua venuta, libertà va cercando, che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Il concetto della libertà è un tema molto caro a Dante. Egli rende addirittura custode del purgatorio Catone, anche se morto suicida, proprio perché il suo gesto fu simbolo della libertà di parola, di azione e di pensiero. Sul significato della libertà sono stati scritti fiumi di parole. Da chimici vi mostriamo che anche le molecole nel reagire sono guidate dalla loro spontaneità, che viene descritta dalla funzione di stato più importante per tutta la chimica, l'energia libera. L'esperimento che vi mostriamo è un esempio di reattività spontanea. I componenti di una soluzione, acqua, alcol ed un colorante alimentare, erano inizialmente mescolati in modo omogeneo. Il carbonato di potassio che è stato aggiunto è stato rapidamente solvatato dall'acqua, che diventa quindi indisponibile per l'alcol, con il quale era inizialmente miscelata. Il riarrangiamento porta alla formazione di due fasi, una inferiore acquosa ed una superiore alcolica. Il colorante alimentare, per affinità, preferisce l'alcol. La scelta delle molecole di stare con il componente più affine in base all'energia libera delle reazioni viene sfruttata in importanti processi per recuperare molecole preziose dagli scarti alimentari, come ad esempio gli antiossidanti dai semi dell'uva o un enzima ad altissimo valore aggiunto dalle bucce di patate. La chimica verde della valorizzazione dei rifiuti è la chimica del futuro, senza la quale i principi dell'economia circolare non troverebbero applicazione. Da questa parte, con virtù discende, che toglie altrui memoria del peccato. Dall'altra, d'ogni ben fatto la rende, quinci le te. Così, dall'altro lato, è uno è si chiama, e non adopra, se quinci e quindi, pria, non è gustato. Nell'Eden, Beatrice immerge Dante nell'Ete, il fiume dell'oblio, del peccato. Poi Dante arriva alle acque del fiume Eunoe, che donano la memoria del bene fatto in vita. La memoria e l'oblio coinvolgono il rafforzamento o il decadimento di un set specifico di connessioni sinaptiche. Riflettiamo sulle molecole alla base della formazione del ricordo e dell'oblio, che immaginiamo sommerse nelle acque di questi fiumi. Il GABA, acido gamma-aminobutirrico, rappresenta una sorta di chiave per rinchiudere i brutti ricordi in un cassetto recondito nel nostro cervello. Gli endocannabinoidi permettono l'oblio, l'acetilcolina invece la molecola chiave per la formazione della memoria. Il glutammato è la molecola responsabile per la plasticità dei ricordi, la dopamina attiva la memoria verso situazioni nuove, l'ATP è il rifornimento energetico del processo. Infine, gli ioni calcio, sodio, potassio permettono i segnali bioelettrici. Mimiamo lo scorrere di questi fiumi nel cambiamento della percezione mnemonica col cambiamento di colore di molecole indicatrici dovuta alla variazione di pH. Tale principio permette attraverso la tecnica volumetrica di svolgere analisi per determinare, ad esempio, la potabilità di un'acqua,
lo stato di conservazione dei nostri alimenti, l'inquinamento ambientale o la purezza di un farmaco. Poiché il coinvolgimento intellettivo nel corso della vita è significativamente correlato al minor declino cognitivo legato all'età, il monito che Dante fa pronunciare ad Ulisse: «Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza», ha profonde conseguenze non solo etiche, ma anche biologiche. Dall'Eden inizia l'ascesa di Dante e Beatrice all'Empireo, passando per 9 cieli, di cui i primi 7 rappresentano le sfere celesti correlate ai pianeti, inclusi la Luna e il Sole, al tempo considerati tali. Questi, nell'universo aristotelico-tolemaico, creano con il loro moto l'armonia dell'universo che Dante ode. In sincretismo fra il mondo pagano e quello cristiano, fa perno sulle proprietà che fin dal mondo antico sono associate ai metalli, a loro volta associate ai pianeti. Accompagniamo Dante e Beatrice, passando dunque per il cielo della Luna, dove risiedono gli spiriti mancanti e vuoti, e condividendo con voi la reattività lucente dell'argento, ad essa associata. La reazione è lunga, dunque, per motivi di tempo, vedete in questa splendida foto il risultato finale di una ossidoriduzione con deposizione di argento metallico. L'argento ha fatto la storia della fotografia, ci fa specchiare ogni mattina, e le sue nanoparticelle sono usate come antibatterici nei vestiti. Transitiamo poi per il cielo di Mercurio, incontrando gli spiriti attivi per la gloria. Il pianeta Mercurio ha il modo di rivoluzione più rapido, tanto che il dio pagano Mercurio, adesso associato, era rappresentato con le ali ai piedi. Il mercurio è l'unico metallo liquido e scorrevolissimo a temperatura ambiente e per questo era conosciuto come argento vivo. Lo facciamo pulsare come un cuore chimico, poiché il passaggio degli elettroni dal chiodo di ferro all'ossidante presente in soluzione avviene attraverso il mercurio, che è un ottimo conduttore, come tutti i metalli. Tale transito elettrico altera la tensione superficiale di questo metallo liquido, producendo le vibrazioni che vedete. La tossicità del mercurio ha fatto sì che fosse messo al bando il suo uso nelle lampade fluorescenti, nei termometri, nei barometri e nell'amalgama dentale. Il suo rosso solfuro, usato nei rossetti, intossicò molte donne e il bioaccumulo del mercurio nei pesci è diventato un problema. Il suo maggiore uso attualmente è come catalizzatore. Fermiamoci ora sul cielo di Venere, dove risiedono gli spiriti amanti. Cuprum, l'attuale Cipro, è l'isola del rame, dove nacque Venere Cipriade. Venere è quindi associata al rame. Voi state vedendo una sua reazione di precipitazione con formazione dell'idrossido rameico colloidale. Dal primo cavo per la comunicazione telegrafica fra l'Irlanda e Terranova, in Canada nel 1858, il rame trasporta ogni giorno l'elettricità in tutto il mondo. È cruciale per alcuni enzimi nel corpo umano, ma in eccesso è un veleno, tant'è che viene ancora usato in agricoltura per la difesa di tante colture. Il rame è l'elemento cruciale dell'elettronica. Con un approccio progettato secondo la strategia dell'economia circolare, tra poco vedrete che sarà possibile recuperarlo insieme all'oro da queste RAM, sotto forma di lattato rameico, il quale può essere successivamente utilizzato per l'elettrodeposizione di film sottili di ossido rameoso. Tale sostanza è un semiconduttore, la cui bassa tossicità ha attirato l'attenzione dei ricercatori
come materiale per celle solari e fotocatodi. È quindi importante per la conversione dell'energia solare nella produzione di idrogeno dall'acqua, ma anche per la conversione dell'anidride carbonica in etilene. Il successivo cielo del Sole, dove dimorano gli spiriti sapienti, è da sempre associato all'oro. Forse non lo sapete, ma nella nostra città, pur non considerando i gioielli, c'è più oro che in una miniera. Riuscite a immaginare dove è possibile scovarlo? I vecchi PC e cellulari contengono oro nei contatti elettrici, dato che l'oro ha un'ottima conducibilità e soprattutto non subisce l'ossidazione. Un cellulare contiene circa 24 mg di oro, mentre un PC circa mezzo grammo. Moltiplicando questi valori per il numero di cellulari e PC presenti a fermo, si capisce che stiamo parlando di una chimica davvero preziosa. Servono infatti processi chimici per riuscire a recuperare l'oro che altrimenti verrebbe buttato. Attualmente ci sono procedure che permettono tale recupero, ma non sono affatto ispirati ai principi della chimica verde. Dal 2016, nei nostri laboratori, abbiamo lavorato per trovare procedure alternative, ispirate all'economia circolare. Nella procedura che stiamo per vedere, si usano sostanze innocue, recuperate da scarti alimentari, per estrarre l'oro dai rifiuti elettronici. La reazione sapiente che avviene dura un giorno e non ha bisogno di energia. Per cui vi mostriamo le schede RAM da smaltire e il risultato finale, in cui vedete l'oro staccato dalle RAM. Dante e Beatrice passano poi per il cielo di Marte, il dio romano della guerra, associato al ferro, simbolo dell'elemento guerriero dell'uomo, dato che le prime armi erano fatte proprio in ferro. Non a caso, in tale cielo, incontriamo gli spiriti combattenti. I rimandi fra mitologia, alchimia e scienza sono tuttavia sorprendenti. Marte è il pianeta rosso, colore che Dante descrive come l'affocato riso della stella. Il colore è dato da un minerale, la limonite, che contiene proprio il ferro. Ancora più sorprendente è stata la scoperta che il colore rosso del sangue, che come si sa, ha un sapore metallico, è dovuto al gruppo eme, in cui il ferro gioca un ruolo cruciale per trasportare l'ossigeno. Ed infine, il principale minerale del ferro si chiama proprio ematite. Abbiamo fatto reagire il ferro di questo chiodo, simulando il sanguinamento, con l'auspicio che mai più la guerra provochi lo spargimento di sangue. Prima di arrivare all'Empireo, Dante e Beatrice ci fanno anche incontrare gli spiriti giusti nel cielo di Giove, associato allo stagno, e gli spiriti contemplanti nel cielo di Saturno, pianeta lento associato al pesante piombo. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvemi tre giri di tre colori ed una contenenza,
e l'un dall'altro come iri da iri, parea riflesso, e il terzo parea fuoco, che quinci e quindi ugualmente si spiri. Nell'Empirio, Dante fissa lo sguardo nella mente di Dio. Rappresentiamo la descrizione dantesca della Trinità con tre cerchi concentrici di diverso colore bruciando una soluzione etanolica di comuni sali metallici. Noi chimici, in queste fiamme, vediamo l'armonica danza degli atomi. Eccitati dal calore della fiamma, liberano poi l'energia acquisita con una disccitazione radiativa. Il fenomeno chimico dell'emissione di luce viene sfruttato ogni giorno in miriadi di laboratori. Ogni tipo di atomo brilla con un suo specifico colore in base alla sua identità e dà una luce tanto più intensa quanto maggiore è la sua quantità. In questo modo i chimici ne possono fare l'analisi qualitativa e quantitativa in disparati campioni di acque, di suoli, di alimenti e così via, a garanzia della salute umana e dell'ambiente. Le fiamme libere non possono essere usate in ambienti chiusi e preziosi come questo, per cui le osserviamo nel video girato davanti al sagrato della nostra cattedrale. Sentiamo di ringraziare i ragazzi che si sono impegnati in questo esperimento che per noi è importante, un esperimento didattico: Giulia Matucci, Riccardo Bordoni, Sofia Callarà, Cannavò Michele, Fabio Carletti, Croce Federico, Tommaso Ferroni, Luca Matteo Giacobbi, Irene Giommarini, Jacopo Palazzetti, Michela Papa, Cecilia Patrizzi, Giulia Properzi, Cesare Rastelli, Sinigallesi Michele, Giorgia Sollini, Chiara Teodori, Emma Tordelli ed Eros Saruces. E con questo noi ringraziamo per l'attenzione e soprattutto speriamo che abbiate apprezzato la bellezza di questa chimica. Certamente dal vivo d'occhio nudo sarebbe stata ancora più bella. La sala è una sala magnifica, quindi sentiamo di ringraziare innanzitutto chiaramente il comune che ce la mette a disposizione, la biblioteca che ci ha fornito tutte le illustrazioni che avete visto, derivano appunto da volumi che sono presenti qui, compreso quello di Lancillotto e Ginevra su cui abbiamo fatto fluire il vento della passione. Ringraziamo ovviamente la nostra dirigente, ringraziamo tutto il supporto degli informatici, lo staff tecnico, senza i quali questo tipo di spettacolo non sarebbe mai stato possibile, e chiaramente ringraziamo anche la Società Chimica Italiana, in particolare la divisione didattica, per il supporto culturale che ha messo in questo, che è appunto, ripeto, un esperimento didattico ma è anche uno spettacolo. In ultimo, spero che la bellezza muova la curiosità di tutti questi ragazzi, anche noi che non finiamo mai di essere ragazzi, perché la curiosità è la base dell'osservazione di un fenomeno e l'osservazione è la base per arrivare ad una sua razionalizzazione e quindi in ultimo è la base per avere un approccio scientifico alla realtà. Grazie da parte di tutti noi e buona serata.